È ovvio che la politica ha bisogno assolutamente di darsi una mossa, così le chiedono tutti di fare. In questo spirito, tra l'altro, da una parte e dall'altra, si è attivato il meccanismo, delle, primarie. Ieri c'è stato quello che è stato sia uno show televisivo sia un confronto politico. Il primo di questo confronto è l'alleanza con Casini. Il dibattito ieri su Sky l'ha visto, si è parlato anche di lei. L'ho visto a tratti, nel momento in cui parlavano di me non l'ho visto, ma ho visto le agenzie. Comunque il dibattito di ieri mi conferma della necessità che bisogna creare una forte lista per l'Italia che consenta la continuità del lavoro di questo governo. Visto Non dalla moviola di possiamo Casini, vendere il no l'anima, di Renzi, dopo sacrifici, quello di Nichi risparmiare Vendola, un la PD pace, alleato con creare l'UDC, condizioni merita un'alzata di spalle. affinché Tre puntini di sospensione, non di più. Sarebbe troppo facile replicare a Renzi, ma poiché ho una certa età mi trattengo, dice ai giornalisti, anche perché per il leader centrista la partita delle alleanze è da giocarsi dopo, una volta pesato il risultato della lista per l'Italia. Ma in casa PD l'argomento è caldissimo, Beppe Fioroni lo definisce la individuale per motivi piroetta a sinistra di Matteo, quando viene visto che il appena visto rottamatore, magari mentre il diceva no contenuto. a Casini, toglieva le Prendo atto pregiudiziali su che Vendola. E non c'è dubbio che di abbiamo un tutte le meccanismo che non dichiarazioni dei privilegia cinque le nelle altre due ore di forze confronto politiche stile che X hanno Factor preferito sia stato quel cercare veto ai di moderati, il impedire punto più l'alleanza e commentato a quindi impedire Montecitorio. l'alleanza Renzi ha voluto far capire che è uno di noi, quando non un lei corpo estraneo, dicono i bersaniani. Punta a quando prendere lei qualcosa dice anche a che sinistra, a Vendola. A meno di 2 settimane dal primo turno delle primarie, per Renzi è diventato infatti importante non essere attrattivo solo per i moderati e i delusi del centrodestra. Mai come oggi non ha gradito i commenti positivi di Berlusconi riferiti da Sgarbi. Ieri sera c'è stato un bel esempio di come può essere un centro-sinistra, certamente plurale, ma con un forte carattere di unità di intenti. Casini non ha E motivo di quindi con una preoccuparsi, creatura aggiunge che Bersani. La credo preoccupazione in realtà è apporti soprattutto del come una PD e forza di riguarda governo altro. che La potrebbe sera delle elezioni si cambiare sappia chi governerà, ribadisce Bersani, e Renzi l'alleanza. ripete lo stesso concetto. Il punto è infatti la legge elettorale. L'accordo che si profila rinvia il nome del Premier a dopo, così come le alleanze, tanto da depotenziare la sfida delle primarie, che servono solo a scegliere il candidato Premier. Nello schema proporzionale, con premio di consolazione basso, le alleanze saranno obbligate. È su questo che conta Casini, oggi per nulla amato dal PD, proprio per il blitz che lo ha visto a fianco del PDL e della Lega sulla legge elettorale. Bersani, più serio e realistico sulle alleanze, commenta non a caso D'Alema, che apprezza la linea pro-UDC e molto molto inclusiva del segretario. Spente le telecamere del confronto, cala intanto il tasso di fair play notato da tutti gli osservatori. Vendola dice al dato settimanale Chi avvio che se apre a la un testa di modello di Renzi ci trovi un consenso microchip. politico. E Laura Comandante, Puppato com'è giura che stata? Renzi è teleguidato perché riceveva SMS Visto che durante sei il un confronto, rompicoglioni, battute che fanno capire chi vieni, sia il vieni, vero vieni, avversario, vieni. non il Molto bene, segretario siamo del molto PD. contenti. Adesso ci lasciate partire che io devo Già, dormire. ma intanto com'è stato? Cosa ha significato questo primo confronto che in realtà mutuava lo stile non delle tribune politiche, ma semmai del talent show? Stesso studio, stessa TV o quasi. A X Factor si parla e si canta, nel confronto si parla e basta, stando bene attenti a ponderare, a calibrare le parole. E il politico navigato, entrato nel format Ultimo Grido, può sembrare un esordiente al primo giorno di scuola. Ma che talk show, ma che dibattito. Benvenuti nell'ultimo ritrovato della tecnica televisiva nostrana. Il confronto di livello superiore all'americana. Anche la riforma del codice penale, si disse, avrebbe dovuto portare, qualcuno ricorderà, al processo alla Perry Mason. Ma qui il discorso è diverso. I concorrenti sono competitor alle unioni civili, civil partnership, e il fair play rimane, quello sì, il fair play. Anche qui, come X Factor, ci sono i mentori, pardon, i tutor, ma senza colorita giuria a commentare e a tifare. Qui non si litiga, non si graffia, qui tutti i cigni sono bianchi, nessuno monta sulla voce altrui, nessuna parabola, nessuna iperbole, non c'è tempo, semmai solo per qualche battuta. Se poi il conto alla rovescia, cioè il countdown, stringe davvero 1 minuto e mezzo, uguale per tutti, perfino quasi per gli spot mai così delicati, e non si ha il tempo di approfondire, pazienza, i contenuti ognuno se li riguarderà meglio per conto suo, ma un'idea televisiva intanto è fissata. I nostalgici, a oltranza, eleganti e un po' smemorati, rimpiangono le tribune politiche di Iacobelli o forse anche le più recenti baruffe, ma gli avanguardisti della politica e della televisione già salutano l'avvento del nuovo format, dal ritmo veloce, serrato, incalzante, come si addice ai nostri di modello X Factor.
capace di riavvicinare magari i giovani alla tanto vituperata politica, tanto da suggerire chissà ai nostri partiti in crisi la nuova idea per reclutare personale politico del futuro. Quiz e provini. Lo spirito è quello del fulminante mi piace, non mi piace, ma la X e il per me no manca. Nel regno del sorriso forzato il televoto non c'è, sono tutti contenti e tutti promossi, almeno fino al 25 novembre.